Creare integrazione giocando a calcio, correndo in un campo per un obiettivo comune. È con questo spirito che l'Associazione Terra del Fuoco, grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo, ha presentato ufficialmente la prima squadra di calcio composta da bambini rom e da bambini italiani, la New Team, in vista dell'inizio del campionato WISP categoria Pulcini. Il progetto intitolato Nessuno Fuori Gioco è stato pensato per creare una coscienza sociale nei più piccoli e nei loro genitori. Crediamo che lo sport sia uno dei diritti anche per i bambini rom, non crediamo che sia giusto che soltanto i bambini di origine italiana e soltanto le famiglie benestanti possano permettersi di giocare. È un pezzo della città nella quale noi proviamo faticosamente, con sempre più fatica, perché purtroppo le risorse destinate al tema rom sono sempre meno, per cui nonostante la nostra riduzione sul tema e sulla mediazione culturale nei campi, continuiamo a fare un lavoro di aggregazione che parte anche dai diritti. Per noi lo sport e il diritto a divertirsi è importante, per cui abbiamo iniziato a creare questa squadra. Una bella storia di una ventina di ragazzi che si allenano e che usano lo sport anche come riconquista di alcuni diritti troppo spesso calpestati. Ma le difficoltà non mancano. Se i bambini parlano il linguaggio dello sport e non vedono differenze nei compagni quando si tratta di giocare insieme, così non è per gli adulti. Innanzitutto i bambini italiani latitano, non ci sono ancora bambini italiani, ce n'è solo uno per adesso che frequenta la nostra squadra di calcio e ne stiamo ancora cercando altri. La versione ottimistica è che stanno facendo delle altre cose. Quella poi che potrebbe essere l'altra versione è che nei confronti della popolazione rom c'è un reale razzismo, forse una diffidenza tale per cui anche i genitori, anche i più disponibili in realtà poi di fronte allo zingaro non ce la possono fare.